Cuori di G, buongiorno e benvenuti. In principio furono i mangimi, poi ci furono i polli, le uova, il latte e i maiali. Come faccio a capire che questa carne è italiana e non tedesca? Non è etichettato. Viene così direttamente. Vengono i lombi, vengono le bistecche, viene tutto questo qua, però non c'è etichetta. E quindi potrebbe essere tedesca? Potrebbe. Nessuna etichetta, nessuna tracciabilità, è tutto a norma di legge. Per la carne di maiale infatti non è previsto l'obbligo della provenienza, per questo l'allarme diossina che viene dalla Germania preoccupa. La garanzia che siano italiani? Come deve dare lo Stato? Lui ci deve pensare, mica io. Oggi parliamo di diossina che contamina gli alimenti. Dopo l'ultimo allarme arrivato a fine anno dalla Germania, la paura fra i consumatori, la preoccupazione perché, come avete sentito, non è etichettata la carne che importiamo dalla Germania e di fatto le importazioni nel 2010 sono cresciute del 10%, è un dato di oggi, del Sole 24 Ore di oggi. Però in notizia di ieri il Ministro della Salute, Ferruccio Fazio, ha comunicato ufficialmente che nessun alimento importato dalla Germania in Italia è contaminato da diossina, ma comunque i consumatori non si fidano ancora abbastanza, non si sentono rassicurati, tant'è vero che sono in calo le vendite di prodotti importati dalla Germania e anche le vendite di prodotti che non contengono, non hanno l'etichetta, non presentano l'etichetta. Di questo parliamo oggi, ne parliamo con due ospiti, abbiamo in collegamento dalla nostra sede RAI di Genova Aldo Grasselli, buongiorno, presidente della Società Italiana di Medicina Veterinaria Preventiva. E in studio con me c'è il presidente della Coldiretti, Sergio Marini. Buongiorno anche a lei. Buongiorno, buongiorno a voi. Allora, vediamo che cosa chiediamo oggi ai telespettatori di Fuori TG, redazione internet. Giancarlo Eccoci. Costinelli, Eccoci buongiorno. Qui, noi abbiamo chiesto nuova emergenza diossina nei cibi, cosa fare per difenderci? Come sempre tre le possibili risposte. Estendere l'obbligo di tracciabilità a tutti gli alimenti, seconda ipotesi, adottare le stesse norme di sicurezza in tutti gli stati europei. Ultima risposta, aumentare i controlli su tutta la filiera alimentare e non soltanto sui prodotti finali. Dalle risposte che abbiamo avuto finora c'è un po' di smarrimento, insomma c'è un po' di richiesta di maggiore informazione. Si sentono un po' soli, certo, i consumatori, no? Benedetto dalla provincia di Bari dice una soluzione forse potrebbe essere quella di mettere meno diossina nell'ambiente. Alessandro di Brescia si chiede, dice sono le ASL che autorizzano gli animali che escono dai macelli, se non lo fanno vuol dire che non si fanno bene i controlli. Paolo di Brescia dice io evito la carne, sono diventato vegetariano. Rudolfo da San Benedetto del Tronto dice bisogna spendere un pochino di più, comprare cibi biologici e sperare. E sperare, insomma, vediamo di dare qualche indicazione un po' chiara per chiarire le idee dei consumatori italiani. Cominciamo però dalla Germania, dove tutto è iniziato. Rino Pellino, il nostro corrispondente. La notizia comincia a circolare in Germania il 28 dicembre scorso, quando un allevatore scopre alte concentrazioni di diossina nelle uova del suo allevamento. Ma il vero allarme scatta solo il 4 gennaio. Vengono fermate oltre 4.700 aziende in tutta la Germania, nella maggior parte allevamenti di polli, ma ce ne sono anche di tacchini, suini, bovini, in grandissima parte concentrati in Bassa Sassonia, dove le autorità vengono presto accusate di omissioni e ritardi. Il problema sembra risalire a marzo scorso. I valori di diossina sono da 2 a 178 volte superiori al consentito. Il sistema dei controlli è pessimo, accusa Thilo Bode dell'Associazione Consumatori Foodwatch, e non è certo il primo scandalo in Germania, ma l'Europa stessa è piena di zone a rischio, dal Baltico alla Campania all'Ucraina, la diossina è un pericolo costante per moltissimi europei. Il cuore del problema è la Halle Sundienz, che produce mangimi nel nord della Germania. Parte vengono messi insieme come prodotto finito presso una ditta di spedizioni, così da aggirare i controlli. Mille oscuri passaggi tra Germania e Olanda. Ed è ancora Foodwatch a denunciare che la causa della contaminazione è quasi sicuramente il pentaclorofenolo, un fungicida proibito dal 1989 in Germania.
Ormai è proibito quasi ovunque, ci spiega ancora Tilo Bode, ma non serve. Da anni chiediamo una legge che obblighi i produttori della filiera alimentare ad effettuare i controlli e ad eliminare i prodotti avariati, ma la politica difende più gli interessi dell'industria che quelli dei consumatori. Le polemiche non si placano, uova e carne di maiale contaminati sono finite sulle tavole dei consumatori. Tra loro chi si affida ai prodotti biologici, in tanti, secondo i sondaggi, si dicono impotenti e rassegnati. Dovrebbero piuttosto dirsi infuriati, conclude Tilo Bode. È solo così che possono fare pressione sulla politica per cambiare le cose. Eh sì, bisogna sapersi arrabbiare ancora. Allora, bisogna dire che per quanto riguarda l'Italia, Fazio ha annunciato anche un piano di controlli ulteriori. Ci saranno quelli a campione su tutte le derrate e poi ci saranno quelli concentrati su latte in polvere, uova e maiali vivi. Sui mangimi attualmente i controlli passeranno, attualmente sono 200 campioni, passeranno da 200 a 300 campioni. Però Grasselli ci spiega come funzionano questi controlli. Beh, intanto bisogna dire che in Italia i controlli dipendono dal Ministero della Salute e questo non è indifferente rispetto a ciò che accade in Germania, dove dipendono dal Ministero dell'Agricoltura. Gli obiettivi del Ministero della Salute, delle regioni, dei servizi veterinari territoriali è quello di controllare tutte le produzioni ma anche tutte le importazioni certificate dai paesi che le mandano in Italia. C'è una tracciabilità, perché una tracciabilità commerciale esiste per tutte le partite e quando ci sono delle situazioni... Mi scusi. Le partite vengono identificate come lotti importati, poi la loro trasformazione o la loro commercializzazione non richiede l'etichetta, ma questo è un aspetto commerciale. Dal punto di vista sanitario sono comunque sottoposte a dei controlli in Italia, il che vuol dire che le nostre filiere interne sono state in questi anni protette da crisi che abbiamo visto colpire in modo drastico e pesante altri paesi e che da noi invece fortunatamente siamo riusciti a contenerle in pochi giorni di interventi, come stiamo facendo anche in questa situazione. Certo, i controlli sono capillari, c'è un forte impegno dei servizi veterinari e degli istituti zooprofilattici che fanno gli esami e tutto ciò che finora è stato controllato, come è stato giustamente detto dal Ministro, in Italia è risultato esente da diossina. Bene, questo è un dato che sicuramente ci conforta, però è chiaro che un consumatore sempre più si sta abituando negli ultimi anni a poter vedere con i propri occhi scritto da qualche parte da dove proviene quello che compra e quello che deve consumare. Come ci si può orientare, Marini? Beh, il consumatore vorrebbe trovare scritto da qualche parte da dove proviene quel determinato alimento che consuma, però per esempio nella carne suina questo non è possibile perché l'etichettatura non c'è non e pertanto lì non può sapere esattamente nulla. C'è una tracciabilità interna che però riguarda esclusivamente gli aspetti dei controlli, per cui le autorità pubbliche, ma il consumatore non può sapere assolutamente niente e non può scegliere. Ora, l'unico modo rispetto all'emergenza attuale, voglio dire, è su per quanto riguarda i prodotti insaccati, per cui i prosciutti o comunque i salumi, se si va su produzione a denominazione d'origine, in quel caso è l'unico caso in cui c'è un'etichettatura con l'origine e pertanto in quel caso si ha la certezza che sia un prodotto italiano. In tutti gli altri casi ci si deve veramente affidare al caso, acquistare direttamente dai produttori o è possibile farlo. Non ci sono altre soluzioni. L'Italia combatte in sede europea affinché si arrivi, diciamo, a un certo punto a questa famosa etichettatura. Certo. Anche il 7 dicembre scorso c'è stato l'ennesimo incontro fra tutti i ministri della salute dei vari paesi per discutere di questo, però ancora non si approda a niente. Come mai? Ma qui sono contrasti di interessi veramente forti, bisogna dirlo una volta per tutte, noi l'abbiamo fatto e denunciato più volte. Chiaramente c'è un'Europa dei cittadini che mira e vuole avere più informazioni per i consumatori, più attenzione alla sicurezza alimentare, c'è un'Europa delle lobby e degli interessi che non vuole trasparenza, perché altrimenti non si spiega perché una legge così giusta, così corretta, che significherebbe solo inserire nei prodotti alimentari l'origine del prodotto in maniera tale che il consumatore si possa orientare, non si riesce a fare. Il Parlamento ha dato parere positivo, il Consiglio dei Ministri ha dato parere negativo, è una battaglia che va avanti da anni, noi avevamo fatto una legge nazionale che l'Europa ci ha bocciato, è evidente che chi oggi per esempio fa business sul finto made in Italy, vale a dire su importare dal mondo produzioni agricole e alimentari, metterci lì l'etichetta di prodotto italiano per cui richiami all'Italia e far credere al consumatore che quello è un prodotto italiano, non ha interesse che ci sia una trasparenza dell'informazione. E si contrastano queste due posizioni naturalmente e questo è il risultato, grande confusione, tanto che le etichette che abbiamo
per esempio sul bovino, l'abbiamo perché c'è stata un'emergenza sanitaria, la famosa mucca pazza. L'etichetta che abbiamo sul pollo c'è stata perché vi è stata nel passato un'emergenza sanitaria. Possiamo dire forse che queste crisi a volte possono anche essere un'opportunità, basta che non mettano poi a rischio però direttamente la vergogno salute, solo a pensarlo, però la salute a questo dei punto... consumatori. Però a questo punto state a sentire che cosa succede a Bruxelles ogni volta che scoppia una nuova emergenza. Giuseppina Paterniti. All'inizio ci fu il Belgio, i suoi polli alla diossina che fecero cadere un governo. Era il 1999. Poi nel 2003 la Germania, ancora il Belgio nel 2006, poi l'Irlanda. La contaminazione degli alimenti da diossina fa ormai parte a pieno titolo della ricerca a livello europeo di trovare soluzioni sempre più stringenti ed efficaci per i consumatori. Ogni volta, ad ogni crisi, la vite delle regole si è stretta un po' di più. E anche questa volta sembra questa l'intenzione. La Commissione europea e il suo commissario Dalli, che vuole fare una proposta dopo aver consultato gli Stati, sta valutando l'ipotesi di nuove norme, puntando sulla separazione della produzione negli impianti di miscelazione dei grassi. Sono quelli che forniscono materia prima ai produttori di mangimi. È la soluzione più radicale, elimina la possibilità di errori umani. Nel caso attuale, quello tedesco, nello stesso impianto si fanno grassi tanto per alimentazione animale quanto per usi industriali. L'ipotesi è caldeggiata anche dalla FEFAC, la Federazione Europea dei Produttori di Mangimi Compositi, ma avrebbe alti costi. Meno onerosa sembra la strada scelta nel 2000 dal Belgio, che ha deciso per l'obbligo dei controlli e per il loro incremento con un test obbligatorio ogni 200 tonnellate di grassi di origine animale. Allora, Grasselli, lei è anche presidente del Comitato Nazionale per la Sicurezza Alimentare. Vogliamo chiarire che tipo di pericolo costituisce la diossina per la salute delle persone? Beh, purtroppo la diossina è un contaminante ambientale del quale non potremo mai dimenticarci, perché il nostro sistema industriale ne produce molta, gli scappamenti delle macchine, ogni combustione. E poi ci sono una serie di altri inquinanti ambientali determinati dall'impiego in agricoltura di certe sostanze che poi in qualche modo si depositano e determinano dei residui. Ma ingerita? Nello specifico le diossine sono potenti cancerogeni, hanno effetti di interferenza con il sistema endocrino, quindi con i nostri ormoni, determinano problemi nella crescita dei bambini se ci sono dei dosaggi alti. Una filosofia, una mania, uno stile di vita, il vegetarianesimo è da tempo ormai terreno di confronto, a volte anche molto acceso, tra sostenitori e detrattori. E se fino a qualche anno fa poteva essere lecito rubricarlo sotto la voce tendenza, oggi appare necessario classificarlo come realtà. A consegnarcelo come tale sono i dati, diffusi pochi mesi fa dal rapporto Eurispes, secondo i quali il 9% della popolazione italiana, pari a 5 milioni di individui, a vario titolo, ha preso le distanze dalla carne. Vegetariano, infatti, è colui che ha deciso di non alimentarsi con prodotti che si ottengono uccidendo animali e virando dunque su verdura, frutta, legumi, latticini e uova. A seguire la cosiddetta dieta verde sono più le donne degli uomini, con il 7% della popolazione femminile a fronte del 5,3% di quella maschile. Un sensibile interesse verso questo nuovo modo di alimentarsi lo hanno manifestato poi le persone più anziane. Il 9,3% degli over 65 predilige diete senza carne. Ma il dato più interessante riguarda i giovanissimi. Il 13,5% dei ragazzi in età compresa tra i 18 e i 24 anni è oggi vegetariano. Cresce infine anche il veganesimo, lo stile alimentare che non prevede nella propria dieta alcun prodotto di derivazione animale, come latte, miele, uova, formaggi, oggi seguito dallo 0,4% della popolazione. Ma cosa spinge sempre più persone ad escludere le carni dalla tavola? I punti di partenza, va detto, sono diversi. La metà dei vegetariani muove dalla convinzione, tra l'altro sostenuta da molti studi scientifici, che le carni non facciano poi così bene e che alimentarsi con verdura e frutta sia molto più sano. Altrettanti sono poi coloro che hanno posto alla base di questa scelta l'amore e il rispetto per gli animali. Primo fra tutti, il professor Umberto Veronesi, vegetariano di fatto da sempre, da quando, spiega, ha potuto scegliere come alimentarsi.
Per lui la tolleranza e il rispetto sono principi che si applicano oggi ai rapporti tra tutti gli esseri viventi. A questa convinzione animalista si affianca poi quella scientifica, maturata nella sua lunga esperienza e attraverso gli studi che l'hanno via via sostenuta. Il problema, spiega Veronesi, non sono tanto le carni quanto i grassi che attraverso di esse si accumulano, portando il nostro organismo a trattenere le sostanze dannose presenti nell'ambiente. Da qui originerebbero alcuni tipi di tumori. La cosa non accade invece con frutta e verdura, povere di grassi e ricche di fibre che nel nostro corpo transitano velocemente costituendo una protezione naturale dell'organismo. E ancora, ad alimentare il vegetarianesimo è anche il rispetto dell'ambiente. Il consumo di carne gioca un ruolo importante nell'ingiustizia alimentare, per la quale una parte del mondo muore di fame e soffre di denutrizione e un'altra si ammala e muore per eccesso di cibo. I prodotti agricoli a livello mondiale sarebbero sufficienti a sfamare tutti se equamente divisi e soprattutto se non fossero in gran parte utilizzati per alimentare gli animali da allevamento. 17.000 e tra questi da 105 anni in su ci sono 600. E considerando quello che ha detto quel pezzo prima, l'RVM, in cui si dice che c'è lo 0,4% che è vegano, di 17.000 facciamo anche l'1%, tutti gli altri non sono vegani, dottore, se sbaglio. Il che vuol dire che c'è una longevità nella dieta mediterranea che è di molto superiore al veganismo. Assolutamente. Ma allora, chi l'ho detto questo? Guardi che i vegetariani campano sempre. Allora, no, non è vero. I più longevi. Per me non è felice, vedi? Non è come dice lei. I più longevi tra le popolazioni occidentali sono gli avventisti vegetariani. Sono? Gli avventisti vegetariani. Guardi, media è 75, quindi noi siamo 4 anni in più per gli uomini, sì, e 3 anni in più per le donne. Ecco. Gli americani, che pure sulla salute, tutti qua, eccetera, campano di meno, 75 anni. Gli americani non è che mangiano benissimo. I russi 64, no. I russi 64. Gli hamburger. La media mondiale è di 63. Esatto. Però c'è una differenza tra uomo e donna, Ricci, sì, mi stavo però dicendo. Purtroppo poi sono dei paesi, perché sono veramente polluiti russi, sono dei paesi in cui a 40 anni. Perché su questo tipo di dato ha un impatto notevole sull'aspettativa di vita, la qualità della vita. Ecco, per cui, sì, come lei vede, evidentemente tutti i paesi occidentali hanno un grosso vantaggio rispetto a paesi che sono più poveri. Ecco, lei che è un fatto fisico, ecco, lei che c'è un fatto fisico abbinato a un problema sociologico o socio-economico. Bene, quali sono i termini, gli ingredienti di una buona qualità di vita? I termini di una buona qualità di vita? Attività fisica, sì. Poco stress, per laddove fosse possibile. E dove non è possibile bisogna adattarsi all'idea di avere lo stress. C'è anche lo stress positivo, certo. Però lo stress positivo deve essere molto limitato nel tempo. Esiste. E deve essere calcolato come entità, altrimenti uno stress è che più sembra negativo, esatto, positivo, cioè e terzo sicuramente l'alimentazione, che è alla base di tutto. Una cosa che noi dobbiamo sfatare, è bene che si dica, che questi dati che riguardano la longevità poco hanno a che fare con la genetica. L'aspetto ambientale in cui noi facciamo di entrare l'alimentazione ha un impatto per il 70-80% sul determinismo della longevità, mentre solo il 10-20% è controllato dalla genetica. Questo lo dico perché nell'immaginario collettivo, sì, la nonna è cantata tanto, invece questo 105. Vale ma poco. Vale, ma aiuta, ma non determina. Invece l'ambiente determina, perché si può avere un pattern genetico favorevole, ma senza l'ambiente non si va da nessuna parte. Bene, quindi questa è la e a questo livello, se posso fare un